Impostare una cartolina con InDesign è davvero semplice. Allora, partiamo dal fronte e guardiamo da quanti elementi è composta. Abbiamo un primo elemento che è un elemento vettoriale, che potete tranquillamente o disegnare direttamente su InDesign oppure copiare e incollare dalla vostra tavola di Illustrator. Un box di testo e un'immagine. Allora, proviamo a scomporre. Per modificarlo senza che cambi proporzione, basta tenere premuto Shift, posizionarsi nell'angolo e ridimensionarlo. Lo portiamo fuori dalla nostra area di lavoro. L'area di lavoro, così come le aree di costruzioni del foglio, su InDesign si visualizzano con il W. Basta cliccarlo per accendere e spegnere la visualizzazione dell'anteprima. Il testo è molto facile. Basta selezionare la T dagli strumenti sulla sinistra, cliccare, trascinare, disegnare un box di testo e scrivere poi successivamente dentro. Vedete che col W acceso vedo tutte le linee di costruzione, compresa quella che definisce il mio box. So che lì dentro posso scrivere. Per editare il testo invece, e quindi personalizzarlo, avrò la finestra carattere dove andrò a selezionare il font, il peso e gli ulteriori valori. Posso colorarlo selezionando dai miei colori campione di che colore voglio il mio testo. La cosa più complessa, se non avete mai usato InDesign, probabilmente sarà l'importazione e la gestione delle immagini. Ma una volta che capirete come funziona, sicuramente lo troverete molto comodo. Questa immagine la devo importare perché sia sul mio foglio di lavoro. Cancelliamo e ci teniamo questo che è un rettangolo che è adibito proprio ad ospitare l'immagine che vogliamo importare. Lo potete costruire da qui, dallo strumento cornice rettangolare. Quindi seleziono uno spazio, in questo caso questo rettangolo, dove voglio che venga inserita la nostra immagine. Menu principale, File, Inserisci. Questa è la mia immagine, apri. E viene inserita automaticamente lì dentro. La cosa più complessa da capire è che in realtà io quello che sto vedendo è una immagine incorniciata. Vi faccio vedere. Cambio il selettore. Vedete che la mia foto intera è questa descritta dalla cornice arancione. Se io mi posiziono nell'angolo e la intercetto, vedete che io posso andare a modificarla. Col puntatore nero, al contrario, posso andare a chiudere o ad aprire, ad esempio, una mia cornice. In questo caso la voglio chiusa fino lì. Vuol dire che su InDesign foto e cornice, contenuto e cornice sono due cose indipendenti, due oggetti indipendenti, proprio come succedeva prima per il testo. Il testo e il contenuto è dentro ad un box, dentro a un contenitore. Succede la stessa cosa per le immagini. La differenza è che le immagini non sono direttamente su InDesign, devo importarle sul mio foglio. Quindi col puntatore nero posso spostarmi tutto l'oggetto, col puntatore bianco posso andare a selezionare la mia immagine, spostarla ad esempio all'interno della sua cornice senza modificarne la sua vera natura. Nella mia area di lavoro poi c'era il vettoriale, che possiamo posizionarci qui. Ingrandire, abbiamo detto, si tiene premuto lo shift della tastiera. In questo caso sto modificando un gruppo di oggetti vettoriali e posso decidere anche di allinearlo nella mia pagina, nella parte centrale rispetto alla larghezza, nella parte centrale rispetto all'altezza. Devo posizionare a questo punto meglio le mie facce del balcone e quindi col selettore bianco seleziono l'immagine, quindi non la cornice, ma il contenuto e la posiziono al centro. E voilà. Nella parte del retro abbiamo una costruzione fatta di linee e di rettangoli, è molto semplice. Clicco W. Io sono solita farmi una griglia da rispettare in maniera tale da avere una sorta di quadrettatura mentre disegno. Seleziono il rettangolo dagli strumenti a sinistra. Clicco
e disegno un rettangolo. Di default mi viene proposto con una traccia nera, tolgo la traccia, vado con un riempimento e seleziono il rosa. Disegno delle righe, seleziono lo strumento linea retta, mi posiziono qua sul foglio, so che devo rispettare questa larghezza e so che voglio ovviamente una linea dritta. Le linee dritte sono effettivamente rette, ma non sono perpendicolari di default. Devo schiacciare Shift perché lo sia. Quindi, mentre seleziono la linea, il mouse è premuto, trascinato e nel frattempo schiaccio anche lo Shift, perché altrimenti non funziona. Per fare le altre linee o le disegnate di volta in volta oppure cliccate Alt, selezionate l'oggetto e trascinate. Trascinate e trascinate. L'ultima è un po' più corta di solito perché è destinata al cap e cose del genere. Per essere sicuri che queste linee siano allineate e spaziate tra di loro nella stessa maniera, riprendo lo strumento a linea. Alla selezione. Allineo tutto a sinistra e distribuisco la spaziatura, quindi lo spazio in verticale. In questo modo so che sono tutte equidistanti. Posso raggruppare, fare un mela-G e portarmele all'altezza che mi interessa. Stessa cosa per la linea verticale. Seleziono lo strumento linea retta, mi posiziono in alto, clicco di nuovo Shift. In maniera tale che la mia linea sarà perpendicolare. E voilà. Di default me le disegna nere, ma posso di nuovo dalla finestra campioni andare a dire che la mia traccia la voglio ad esempio gialla e la voglio ad esempio rossa. Mi raccomando, usate lo strumento campioni in maniera tale che salvate il colore che volete utilizzare all'interno del vostro documento. Non saranno colori simili, non sarà più o meno rosa, ma sarà proprio quel rosa, quello che avete salvato all'interno della vostra palette. Quindi nel momento in cui lo usate anche su altri fogli o anche in altre zone del vostro lavoro, sarà proprio quella tinta.